un po' il giorno. Finiscono le vacanze perché siamo al 31 agosto, ultimo giorno del mese che di solito è dedicato alle vacanze, e quindi c'è un po' di stress per il rientro? Sì, si dice questo, che c'è stress da rientro, insomma c'è stress soprattutto per chi ha lavorato durante le vacanze, ma diciamo che c'è questo stress da rientro. Peraltro noi dovremmo essere collegati tra pochissimo con Fregene, con la nostra Elisa Silvestrin, che ci farà vedere gli ultimi giorni. Eccole qua, pre-stress, saremo da te tra pochissimo. Elisa, tra poco ne parleremo con i nostri ospiti, ma prima vediamo insomma questo stress che sembra stia colpendo molti italiani costretti al rientro. Vediamo. Lo stress, il nemico numero uno per due italiani su tre. Un disagio invisibile tipico della società moderna. Complici i frenetici ritmi di lavoro, la vita quotidiana che non ammette ritardi, le scadenze, i conflitti, per non parlare del lungo anno appena trascorso. L'emergenza Covid ha di fatto generato frustrazioni ed ansia, uno stato di tensione protratto per mesi. Chi ne soffre di più ha tra i 35 e i 54 anni. Nella classifica italiana dello stress, per gli uomini, tra gli scenari più ansiogeni c'è il mancato pagamento del mutuo. Al secondo posto, la perdita del lavoro. Segue la paura di essere scoperti mentire. Per le donne, invece, al primo posto ci sono le spese improvvise, poi la fine di una relazione o un divorzio, ma anche le multe inaspettate. Tra i lavoratori più stressati, con una percentuale del 93%, risultano essere gli impiegati di banca, gli intermediari, gli assicuratori, ambiti di lavoro dove regna l'incertezza. Seguono i liberi professionisti dei servizi commerciali, del cinema, della musica, dell'editoria, settori messi a dura prova dalla pandemia. Se da una parte lo smart working è risultato essere una soluzione utile e funzionale, dall'altra ha contribuito anch'esso ad aumentare ansia e tensione, soprattutto per le donne. Tra loro c'è chi lamenta di non riuscire a far fronte a tutti gli impegni giornalieri, chi di non trovare il tempo per sé e chi, come le casalinghe, l'invasione della propria postazione di lavoro. Anche io sono stressata, ho detto oggi è 31 agosto, oggi è 30 agosto. Eh sì, ma hai passato l'estate con me, voglio vedere che sei stressata. Appunto. Allora, appena tornati dalle vacanze, belli stressati, grazie Valeria Montebello, grazie Charlie Gnocchi, professor Mirabella, grazie. Buonasera. Buonasera, grazie Lorenzo Sebastiani, ben trovati. Buonasera. Tra pochissimo parleremo con voi di stress, prima però ci fermiamo per un po' di pubblicità. Che un quella, attimo di pubblicità. Quella pure stressa un pochino. Sì, sì, no, ma adesso ci rilassiamo e poi ripartiamo di slancio. Lo stress da post vacanze in primo piano, vi abbiamo presentato i nostri ospiti, con noi c'è anche Nicoletta Romanazzi, mental coach, ben trovata Nicoletta, quest'estate insomma, come dire, è riuscita nell'impresa importantissima di riuscire a calmare qualche campione che abbiamo in casa. Lo sapete tutti, La mental coach dell'eroe dell'estate di Jacobs. Tra pochissimo saremo da lei. Avete visto Elisa Silvestrin pronta a Fregene? Tra poco andremo da chi si sta stressando per le ultime ore ancora seduto sul lettino. Ma vogliamo sapere anche dai nostri ospiti come. Che cos'è che vi stressa di più di tutto? Innanzitutto, professore, cosa la stressa più di tutto? La parola stress mi stressa. Ecco. Io non capisco perché si debba usare questa parola che per indicare qualcosa che esiste in italiano. Cioè? Logorio, consumo, logorio. Ma che Shakespeare avrebbe fatto salti di gioia pur di non usare stress, perché amava la lingua italiana, poverino. Noi invece, che la detestiamo, usiamo stress, non si capisce perché. Forse per aumentare la tariffa dello psicanalista. Allora cos'è che vi logora? Certo, loga, consuma. Contro il logorio della poi vita moderna. Ma certo, quello. Te lo ricordi? Come no, certo. Il famoso traffico. Aperitivo dei carciofi. In mezzo al traffico. A mo' di semaforo, straordinario. Lo stress è proprio la fatica che si prova nel non abituarsi a qualcosa. Lorenzo Sebastiani ha scritto qualcosa ultimamente sul Panorama sullo stress dei giorni nostri. Esatto, sembra che quasi il 70% degli italiani si percepiscano stressati. Ecco. Okay? Quindi diventa verbo italiano, praticamente stressare. Tutti stressati siamo. Tutti logorati. Lo era Shakespeare, come dice il professore, ma lo siamo anche noi. Ma per mille motivi, dalle relazioni familiari, pensa che un'altissima percentuale ha risposto non so perché, però mi sento stressato. Quindi le relazioni, la famiglia, il fidanzato, il lavoro che non c'è,
quando c'è, è precario. Pensa che il 71% delle persone che hanno contratti a tempo determinato ce li hanno a livello involontario, così viene definito, cioè vorrebbero altro. Certo. Quindi anche chi lavora non è felice della propria occupazione. E aggiungerei, non ci sono più le mezze stagioni. Anche. Di stress. È un motivo e di stress. E se ci fossero non saremmo contenti lo stesso, saremmo stressati. Comunque diciamo che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto di che penare. Insomma, quello abbiamo assolutamente, anche ragione ed è anche lo stiamo citando finora. Ecco. Valeria, siamo stressati forse perché lo dobbiamo essere a tutti i costi, anzi potremmo essere preoccupati del non essere stressati. Io sposo il partito del professore, io sono logorata dalle vacanze, non dal rientro, ma dalle vacanze. Cioè, il rientro si torna a una routine, a una normalità, quindi si va al lavoro, si fanno le solite cose. Invece le vacanze, dove vai, cosa fai, con chi, metti la crema, togli la crema. Quindi per me è più stressante la vacanza che la vita normale. Per me è stressante non andarci in vacanza, diciamo, che molti italiani non ci sono potuti andare, anche questo, insomma, è un Vogliamo stress, sentire se poco. Sono così stressati al mare ancora, a fine agosto, che ancora si gode il mare e magari, come diceva Valeria Montebello, in verità non vede l'ora di tornare a casa. Elisa, ci sei? Sì, ciao Gianluca, ciao Roberto. Ebbene, come potete vedere la spiaggia di Fregene è molto meno affollata rispetto ai giorni scorsi perché per molti italiani le vacanze sono finite o stanno per finire, ma di vacanzieri ce ne sono ancora, come ad esempio la signora Orietta, ecco, che noi andiamo un po' a rattristare portandola nella dimensione del rientro, perché Orietta, da quanto tempo sei in vacanza? Diciamo da circa un mese. Fortunata, però adesso è tempo di fare le valigie. Eh sì, lunedì si torna a casa e di nuovo i problemi, il traffico, la città, lo stress. Sì. Ecco, quindi lo stress c'è. Giustamente dove abita Orietta? A Roma? Sì, a Roma. Sì. Quindi sì. Si trova ad affrontare proprio quelli che sono gli stress della grande città. Eh sì, per forza, avevamo dimenticato, qua è tutto meraviglioso, non c'è traffico, non c'è niente, quindi adesso... Bisogna pur tornare. Si ricomincia. La signora è stressata? Nata stressata. Lei è nata stressata? Sì, nata stressata. Allora, noi restiamo in attesa dei vostri consigli. Sì, adesso ci pensiamo noi, Elisa. Ma non è che un po' che questa cosa dello stress è un po' una scusa per qualsiasi cosa? Uno dice che è sono stressato. Logorato, professore, logorato. Sì, assolutamente. Cioè, è un po', c'è un po' un abuso di questa. Ma devo ammettere che la parola ha un bel suono ed è allude con il suono a un significato che nessuno conosce davvero. Perché stress dà proprio il senso dello strizzare. Quindi è onomatopeica? In un certo senso, sì. Il suono è molto più efficace del significato che noi ignoriamo. Sono d'accordo, infatti io tengo dei corsi alla Balduina, per la mia associazione, che si chiama Associazione Uomini Stressati. La parola è STR, vedi? Quindi voi pensate STR, con chi ve la prendete? Però è iniziale anche di altri vocaboli. Sì, infatti non so, c'è venuto in mente qualcosa. Nicoletta Romanazzi, come dicevamo, mental coach, che appunto quest'estate... diciamo, è assurda agli onori della cronaca per aver preparato mentalmente campioni come Jacobs. Ma c'è lo stress, c'è tutto questo stress o più una nostra forma mentale per dirlo? Lei che se ne intende sicuramente. Tutte le volte che noi ci troviamo a uscire da quella che chiameremo zona di comfort o di conforto, per dirla in italiano, proviamo una sensazione di disagio. Quella sensazione di disagio spesso la chiamiamo stress. Per cui sì, ecco, magari ci siamo abituati alle vacanze, adesso tornare alla routine ci fa sentire questa sensazione di disagio e via dicendo. Ma lei davvero tratta tutti i giorni con degli atleti stressati o comunque sono stressati per cosa? Per l'impegno così importante? Ecco, noi, beh, la prestazione ecco, forse lo stiamo quella vedendo, può causare un po' di stress, no? Ma anche perché, Roberta, vediamo l'ansia. Jacobs e ci ha colpito sempre questo ragazzo, l'abbiamo visto prima dei 100 metri della gara più importante della sua vita, con un'aria molto serena. Addirittura quando c'è stata la falsa partenza lui neanche si è mosso, proprio ha guardato gli altri, era così tranquillo. Ecco, come ha levato lo stress a Jacobs, se lo aveva? Allora, io non ho levato niente in realtà, ma l'ho aiutato a gestire uno stress che evidentemente c'era, perché c'è sempre in situazioni di questo genere qua, semplicemente aiutandolo a lasciare andare tutto quello che
gli zaini che ci portiamo dietro di tutte le cose che non sono nostre, le aspettative degli altri e via dicendo, e soprattutto cercando di portare la concentrazione su di sé e su quello che doveva fare lui. Questo è stato il lavoro che abbiamo fatto insieme. Quindi il professore ha capito, no? Lei che diceva in vacanza mi stressa anche l'idea di andare a fare una camminata, invece volendo uno può anche correre i 100 metri e vincerli. Ma infatti la vita si divide in due età, quella in cui non vedi l'ora di fare una passeggiata e quella in cui non hai alcuna voglia di farla ma la devi fare. Parlo delle mie vacanze in montagna, come avevo annunciato prima di andare via, non interesserà a nessuno. Però io lo dico lo stesso, a me piace moltissimo la montagna d'estate, cosa che tu non condividi, va bene? Beh, ecco, il fatto è questo, che adesso mi accorgo che quando c'è cattivo tempo, dico, annaggia, non possiamo andare in passeggiata. E invece quando c'è bel tempo, dico, dobbiamo andare a fare la passeggiata. E andiamo, va! E mi stresso. Comunque lo stress non risparmia veramente nessuno. Guardate questo filmato. Scusate questo tic, ma è una deformazione professionale. Dato che lavoro in una fabbrica di bottiglie dove le tappano, allora io sono capo reparto tappatore. Insomma, tappo. E questo tic mi dura fino a quando... fino a 5 minuti dopo che ho finito di lavorare, mi dura il tic. E alle volte la mano non va in là. E... adesso penso che fra 3 minuti dovrebbe finire, anzi adesso guardo un attimo l'orario. Sono le... mancano 3 minuti. Uè, ciao Sapiente. Uè, ciao Tac, Suola. Ciao Sciroppo. Come va? Mica male, te. Uè, ma passamele bene le bottiglie. Ma cosa tappi anche quelle rotte? Ma cosa fai? Calma, calma che mi è passato tutti. Meno male. Ricordava un po' il film, no? Come diceva Michele, il film di Charlie Chaplin, Tempi Moderni. Tempi Moderni, quella è l'icona cinematografica più efficace per indicare l'ansia, la fatica, perché poi la traduzione vera di stress è per quello che riguarda psicanalisi e condizioni, adesso scherzi a parte, certo, fisiche, consiste anche in una fatica psicologica e fisica che unite danno veramente ansia, quando non addirittura angoscia. Ecco, lo stress che si prova poi diventa, si patologizza quando uno dice ho le crisi di panico. La crisi di panico, azzardo un'ipotesi che meriterebbe la verifica scientifica, è una condizione estrema di angoscia. Però il professore ha detto bene, cioè lo stress è anche un fattore generazionale, cioè a 20 anni abbiamo un tipo di stress. Non c'è dubbio. A 40 un altro tipo di stress. Ma pensa anche ai bambini oggi. Sono stressati. Hanno due tipi di stress purtroppo in crescita nel mondo opulento in cui viviamo. Cioè lo stress della vita moderna in cui vengono esiliati davanti a un telefonino. Sì. E quella è una condizione che predispone agli stress che verranno, secondo me. E poi l'obesità dei bambini. Quella è una condizione di stress fisico importante. Valeria, i giovani, come secondo te, perché si stressano? Secondo me innanzitutto c'è un po' una confusione terminologica, no? Cioè, abbiamo visto delle immagini che mi sembrano più alienazione che stress. Pure abbiamo mal di pancia, sei stressata, hai l'herpes, sei stressata, calo del desiderio, sei stressato, cioè un po' tutto è stress, no? Adesso... è quello che dicevano in apertura, dei tempi si moderni, abusa forse un po' di questo termine. Si abusa di questo termine, e per quale motivo si abusa di questo termine? Cioè perché non ne abbiamo altri nel nostro pannello? Prima citava Lorenza Sebastiani, su Panorama ha scritto un articolo su questo, il 70% degli italiani si dichiara stressato. C'è un'età in cui si è più stressati? O sono più stressati gli uomini, le donne? O è trasversale. Le donne sono più stressate, però c'è un tipo di stress diverso ad ogni età, come dicevamo prima, e la cosa sorprendente è che gli adolescenti italiani sono tra gli adolescenti più stressati al mondo, per il rapporto con la scuola, per il rapporto con le aspettative nei confronti dei genitori, gli amici, quindi la dimensione relazionale, certo, dei più giovani è legata appunto a questa sensazione di tensione verso la scuola, il futuro,
e anche proprio verso quello che può essere la dimensione lavorativa precaria che percepiscono nell'aria, insieme anche a un dato sconfortante che è la dipendenza dal web. 6 ore al giorno di media davanti al PC, davanti ai tablet, aiuto. Sono tra i dati più alti al mondo. Torniamo però ragazzi. Allo stress da rientro delle vacanze, che diciamo è uno stress così per modo forse di dire. Gestibile, forse gestibile. Vediamo che cosa hanno detto gli intervistati ai microfoni di Elisa Silvestrin, quelli che stanno appunto rientrando dalle vacanze. Perché sono stressati? Ascoltiamo. Che cosa fatica di più del rientro alla normalità? È il lasciare tutto questo. Riprende il lavoro, riprende il traffico, riprendo le abitudini normali, quotidiane, di cui uno esce proprio fuori per fare le vacanze. Svegliarsi presto la mattina, riprendere le normali attività di famiglia, cosa che magari quando si sta in ferie non si è un po' più sciolti, un po' più liberi, ecco. Guardi, io sono pensionato, per cui per me è vacanza prima, vacanza adesso e vacanza dopo. Dopo 40 anni di lavoro mi conceda. Sarà duro. Era molto duro, sì. È più difficile per i grandi o per i bambini? Ma penso per tutti e due. Perché niente da scuola e vacanze è tutt'uno e per il genitore è uguale il niente al lavoro. Come affronterà tutto questo? Dipende, questi sono tempi strani e quindi non c'è già una routine prestabilita, è la novità. Facciamo come il mare, no? Che d'estate accumula calore e lo rilascia all'inverno. Improvviseremo, non abbiamo un piano d'azione programmato, improvviseremo. Ma servirebbe per qualcuno una settimana dopo le vacanze per riprendersi dallo stress. Dopo le ferie servono insomma le vacanze. Una settimana di vacanza per riprendersi dalle vacanze? Dai, no. Professore, così non finiamo più. Non si può fare, così non si finisce ragazzi, più. Ragazzi, vi devo tirare le orecchie. Non avete parlato del principale stress dell'uomo moderno, cioè? Il money stress, lo stress della carenza di soldi, della mancanza di soldi, che attanaglia un po' tutti. Sì, anzi, anche su questo voi, bisogna vedere le aspettative. Se avete diciamo 10 no. euro tutti, qualche uno, potete prestare. Io sono attanagliato da questo stress, professore, cioè penso sempre che non ho abbastanza soldi per arrivare a fine mese. Beh, 8 italiani come me su 10 lo pensano, eh? 8 italiani su 10 hanno questo pensiero. Ecco, vedi che allora ai miei corsi... Io non ho tempo per organizzare una colletta, però per lui e soprattutto per 8 italiani su 10, certo, ma da quando mondo è mondo è quello il motivo di ansia più cocente per tutti i terrestri. Guarda, nel Vangelo, credo Matteo 10:9-10, c'è scritto: tu non avrai denaro, non avrai oro, non avrai gioielli nella tua bisaccia e neanche il passepartout per viaggiare, che allora era semplicemente il vitto. Come e non pass. Il green pass. Questo era, ma non era un auspicio, certo. Era una constatazione profetica. Abbiamo sentito una delle signore fare riferimento ai tempi che stiamo vivendo, particolarmente stressati, ma certo, insomma, anche negli anni 70 non che esistesse molto meglio. Guardate, questa è ore 20 del 1976, si parla di stress presunto e di una strana forma di ipnosi per superarlo. Stai assistendo alla nascita di una pianta di rosa. I sepali continuano a divaricarsi. Assistendo a lentamente, un esperimento di immaginazione guidata che pare sia uno degli ultimi ritrovati per curare lo stress. Lo stress da affaticamento, una delle malattie o delle pseudomalattie che ci affliggono più di frequente. È una cosa. Ascoltiamo ancora questo esperimento, seguiamo questo esperimento e poi parleremo di questo argomento. Tieni questa immagine della rosa appena sbocciata al centro della tua coscienza. E allora, avete sentito? Questa era un'ipotesi, come dice, presunta malattia o presunta malattia? Negli anni 70 era presunta, possiamo dire. Se torniamo indietro, 10 anni prima invece, torniamo al termine del professore? Il logorio? Il logorio, guardate un po' come veniva raccontata in questa inchiesta del 1966, lo stress. Ma che cosa si sente? C'ho un grave esaurimento nervoso da 10 anni questa parte, 10-12 anni. È dovuto a che cosa? Ma credo che la gran causa credo che sia dovuta al lavoro. Il lavoro che lavoriamo al montaggio. Che tipo di lavoro è? È un lavoro sempre uguale, continuo, estenuante, che snerva proprio.
Papà è nervoso? Sì. Come te ne accorgi? Perché quando è a tavola, quando muoviamo qualcosa, lui si nervosisce. E allora tu che cosa fai? Sì, cerco di non farlo. Perché è nervoso? Perché si vede che è stanco. Di che cosa? Dal lavoro. Secondo i medici dipende dal lavoro? Ma secondo i medici dicono di sì che dipende dal lavoro. Quindi lavoro? Ma non c'è dubbio. Tra l'altro è stato usato un termine correttissimo, non so se dal bambino, dalla bambina o dal papà. Snervante. Quando un'attività è snervante, siamo ai confini dell'angoscia. E abbiamo citato prima il film Tempi Moderni, che era tristemente poetico. Ecco, quel tipo di lavoro ripetitivo, ossessivo, che ti distacca dalla realtà, perché tu, per continuare a sopravvivere, devi pensare ad altro mentre avviti lo stesso bullone. Quindi fai un movimento meccanico con la testa. E allora ecco che arriva il logorio. Una volta si diceva, e adesso non si usa più, esaurimento nervoso. Era come aver finito il carburante per dell'ottimismo. Non ne hai più, è esaurito. Io stesso, diceva il malato, perché di malati si tratta, sono esaurito. Abbiamo sentito addirittura la bambina dire del papà negli anni 60: se muovo qualcosa a tavola, papà lui si innervosisce. Adesso con tutti i rumori invece che abbiamo intorno, neanche lo sentiamo il rumore della tavola. Ammesso che siano ancora a tavola genitore e figlio. Sì, infatti, evento anche raro. No, il figlio sta giocando col telefonino, la mamma mangia i rigatoni. Capita anche questo. Intanto però nel 2000... Torniamo da Elisa, è vero, torniamo da Elisa, perché torniamo a sentire quelli che si stressano al mare. Eh sì, Elisa... Eccoci. Sì, io ho lasciato rilassarsi le signore di prima, giustamente, negli ultimi giorni di vacanza. Volevo farvi conoscere Valentina. Guardate quanto è bella, rilassata, giustamente, perché è in vacanza, però anche tu hai i tuoi stress da affrontare. Qual è il tuo rimedio? Il mio rimedio è lo yoga e la meditazione. Di solito al tramonto delle tecniche di meditazione... questo mi rilassa moltissimo, ragione, e lo pratico da molti anni e devo dire che aiuta veramente tanto. Aiuta, bene, questa può essere una soluzione, insomma, ognuno ha la sua, come la signora che mi ha detto una cosa bellissima prima, contro lo stress? Gli affetti, l'amore, sempre, gli amici in piccoli gruppi, continueremo a vederci, cercheremo di fare il possibile per mantenere questo spirito così bello che ci ha unito quest'estate. Bello. Sempre in sicurezza, però gli affetti possono essere la certo, soluzione. Elisa, abbiamo sentito due versioni diverse. Ecco, abbiamo sentito lo yoga o gli affetti. Cosa scegliete tra meglio yoga e meditazione? Meglio gli affetti. Se proprio dobbiamo scegliere, piuttosto che fare yoga, preferisco lo stress. Però è molto di moda, rifugiarsi, no? Molto nella di spiritualità, nello yoga, nella meditazione. Assolutamente sì. Però uno poi fa yoga e poi si mette a scrollare Instagram e quindi torna ad essere stressato. Basta, no? Adesso, anche una passeggiata, un calcetto con gli amici, una passeggiata nel bosco. A volte basta, sai cosa, staccare anche un giorno solo. Sì. Non c'è bisogno di fare vacanze di due settimane. Andare via dalla mattina alla sera con la famiglia già aiuta magari a staccare serve, un po' però, no? Per la spina. Sì. No, prima stavo vedendo il professore che faceva yoga. Il professore può farti vedere. Pensavo era rimasto incasato. No. Io devi sapere che da quando sono seduto qui ho un motivo di stress. Il cuscino. Allora lo possiamo levare. Togliamolo. Ecco come bisogna fare. Se la signora si accomoda nella posizione della testimonianza con la terra, sai che vuol dire sì, quello, no? Sì, sì. Con la croce, vabbè, tutta la simbologia di quel genere di credenze religiose, pseudo-religiose, filosofiche, pseudo-filosofiche, serve. Se funziona, lo usino pure, ma non staremo mica... Certo che in una società così beatamente utente degli oroscopi, certo, ti rendi conto? Professore, lo sanno cosa rifugia... mi stressa? Lo sanno cosa ci stressa da quando abbiamo cominciato il programma? Che ci fanno così stringete, tutto il tempo. Stringete. Sono anni. Mamma mia che ansia tremenda. Ma andiamo, Guzzanti, facciamo proprio lo stressato per eccellenza in TV, il signor Livore. Certo, sentiamolo. Perché no? Forse siamo più stressati noi. Sono molto stressato. Penso di lavorare tantissimo e di non guadagnare abbastanza. Non mi sento proprio valorizzato dal mio lavoro.
sono carico di responsabilità, la competizione è folle. Sono tutti incompetenti, eh? Non mi piacciono i miei colleghi, sono persone poco interessanti, poco divertenti. Non ho prospettive per la mia vita futura, cioè non so proprio dove vedermi fra 5 anni. Probabilmente sarò ancora qui a lamentarmi con lei che mi ascolta. Tant'è vero, ecco, professore, io le volevo chiedere se lei ritiene magari giusto che io inizi a venire 2 volte a settimana. Gianluca, non ti stressare, no, non era Guzzanti, ma va bene lo stesso, era in tema, direi, no? Era anche... il posto giusto, lo sketch dello psicologo. Io vi faccio i complimenti, invece l'umorismo è un'ottima arma per sconfiggere lo stress, anche col professore quando si è nei camerini così si scherza, ci si prende in giro. Io ho lo stress della sua cultura, ad esempio io quando vedo lui così colto dico ma cosa dico adesso che parlerà sempre è vero. Ho proprio questo stato, mi incuti timore. Però... Charlie, guarda, allora ti leviamo subito da questo imbarazzo. Salutiamo il professor Mirabella, salutiamo Charlie, salutiamo Valeria Montebello e salutiamo Lorenza Sebastiani. A proposito di stress, insomma, anche i grandi musicisti lo hanno? Assolutamente sì. Pensa che perfino Giovanni Allevi ha qualche problemino. Ascolta. Grazie a tutti, eh? Grazie. C'è un terribile segreto che quest'uomo, questo grande artista, custodisce, e cioè una fobia assoluta di stare ed eseguire le sue cose davanti alle telecamere. E oggi ci proveremo a vincere questa fobia con l'esecuzione del suo ultimo strepitoso brano, Kiss Me Again. È vero o no? È per me un incubo. Ho voluto prendere di petto questa paura. Bravo, Giovanni! Allora, non dobbiamo pensare allo scenario positivo. Non dobbiamo pensare... Ah, adesso suonerò il pianoforte davanti alla telecamera e andrà bene. Tutto bene. Ah, no. Questa è una cosa geniale. Dobbiamo pensare a immaginare lo scenario negativo, cioè adesso io mi siedo al pianoforte, farò un disastro, tuttavia mi accorgerò che non è successo niente. Non sei morto. Non sono morto, non è morto nessuno. Allora, io ho tanti amici, i miei amici sono tutte le persone che non dormono la notte, si lavano continuamente le mani, hanno difficoltà nel mangiare, o mangiano troppo o mangiano poco. Hanno terrore della gente. Terrore della gente, hanno terrore di prendere l'ascensore. Questi sono i miei amici che io adoro, perché in loro c'è il germe della verità. Sono le persone che non si adeguano a questa società conformista, capito? Certo, allora, certo, chiaro. Io voglio prendere di petto la mia paura adesso, suonare Kiss Me Again, lo voglio dedicare a voi, lo voglio dedicare a loro. Grande. Se io ce la faccio, ce la facciamo tutti. Grande. Va bene, io vai, vado. Vai, Giovanni. Ok.